Le vicende umane. Cerchio e seno attraverso NT a cura di VB, Yogananda, Humani Padme Om. La pace sia con voi, fratelli. Ricordate sempre che le vicende umane sono una forma propedeutica alla propria evoluzione. Non ci può essere evoluzione nella materia senza la sofferenza. Come spiriti puri non potreste sentire il risultato di una sofferenza fisica. Ma il dolore, anche quello fisico, nonché quello mentale, aiuta molto a procedere nel cammino evolutivo. E spesso, se voi saprete reagire nel migliore dei modi, questo cammino diventerà facile. E potreste anche ridurre il numero delle esperienze nella materia. Elio, mi permetto di rivolgermi a te in prima persona, perché la tua figliola deve essere per te un esempio. Non piangere quando pensi a lei, va bene? Elio, assolutamente sì. Ho smesso di piangere abbastanza presto. Yogananda, ma certo non il pianto lacrimale, c'è anche il pianto interiore, che forse è più pesante. Il ricordo, il pensiero del ricordo. Devi pensare a lei ora come un'entità libera, ma unita a te ancora da un affetto spirituale. Elio, assolutamente. Yogananda, e questo è importante. Amati fratelli, vi benedico e vi invito a riflettere sulle vicende, non solo della vostra esistenza, ma anche sulle vicende degli altri. Fate ogni tanto vostre anche le sofferenze degli altri. E se non potete agire in modo materiale e realistico, pensate a loro con amore, perché le vibrazioni del pensiero d'amore arrivano sempre, anche se inconsapevolmente per chi le riceve. Va bene, figli? Grazie. 49 minuti e 53 secondi.